diciamo che essendo io una persona di scuola, ho interpretato la domanda indirizzata ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. E credo che il lavoro che voi fate per quanto riguarda la documentazione scientifica sia fondamentale perché è di supporto al lavoro quotidiano dei docenti nelle scuole. Occorre in questo momento rafforzare sempre di più il valore dell'approccio scientifico, la documentazione e il metodo scientifico, perché in questo momento dove tutti possono dire qualsiasi cosa, abbiamo invece bisogno di verità condivise e che siano sostenute da argomentazioni scientifiche. È un lavoro che DORS fa benissimo e che aiuta, nel suo lavoro aiuta anche le scuole a farlo ed è questo in questo momento il compito più difficile da svolgere perché con tanto rumore di fondo dobbiamo continuare a credere che l'approccio scientifico debba essere trasmesso alle nuove generazioni, solo così avremo dei cittadini che potranno scegliere con senso critico la qualità delle informazioni. Avevo pensato a questo, la parola benessere. Lavoriamo con DORS per portare la qualità della vita e il benessere nel mondo della scuola, quindi sia gli allievi che il benessere della loro crescita, il benessere di chi lavora nelle scuole, quindi i docenti, il personale, il benessere dei dirigenti. L'altra parola che ho pensato è ponte, anche se di questi tempi la parola ponte evoca scenari apocalittici, però noi siamo abituati a considerare DORS come un ponte verso la sanità e abbiamo costruito con DORS linguaggi comuni e condivisi, scuola e salute, e questo ponte è da salvaguardare perché porta sinergie e collaborazioni importanti. E naturalmente salute, perché è di questo che vi occupate.